Sta iniziando a piovere. Fa fria? Vi facciamo vedere un attimo. C'è la nostra idea. Qua, se riconoscete, è il vecchio forno. Che avevano detto che quest'estate avrebbe avuto il continuo, ma in realtà... Sì, in realtà è ancora chiuso e non l'abbiamo più usato. Belle le ortenze di Sly, eh? Sì. Praticamente ci hanno detto dei signori... Metto di qua. Di pane, che per aumentare la resa del forno e l'isolamento bisogna buttarci sopra o dei cocci di vetro o della cenere. Visto che noi abbiamo cenere in abbondanza, mettiamo tutta la cenere dentro. In questo modo non viene sprecato niente, neanche di tutto. Aspetta, te la passo. Grazie. E poi prendiamo il coso per il pane e le pizze. Grandissimo. In questo modo, così cosa facciamo? Spreco 0.0 di tutta la legna che abbiamo. Tac. Tieni. Così io posso poi andare a pulire il mio. Prendiamo questo strumento qua. Qua che sarebbe poi quello che utilizziamo anche per fare il pane e le pizze. Utilizzeremo come abbiamo fatto due volte. Sì. In modo che sparpaglio per bene dentro. Ecco qua lì il nostro forno dall'alto. Ci sta. Finiti tutti questi lavoretti. Che freddo. Ma che freddo. Su, è montagna. Voglio dare un attimo. Senti, okay. Che profumo di legna. Adesso, cariola. Allora, qui c'è la fantastica cariola. Che io, adesso spiegami. Cosa passo? Ma iniziamo di qua lateralmente. Quella vecchia, vecchia, vecchia. Poi prendiamo della betulla lì che è bella. E poi montacare che si tira su. È un lavoro che Romina ama un sacco fare, infatti lo scorso inverno lo facevi un sacco di volte tu. Sì, perché non solo lo facevi. No, scherzo, no, mi piace, per carità, però ci vuole del tempo. Una cariola che si attacca, montacarichi, sì, va su. Sì, anzi la cariola la metterei già su. Ok, sì, tanto col trattore tu la legna non ci stiamo. E poi si va, ora vediamo. Elios, lì pronto a brandare. No, di lì è rotto. È rotto, vero? Mm-hmm. Tiene solo una parte. Ok. Metti un po'. Iniziamo a togliere, ad esempio, la giacca di Simone. Così. È un QA. Io così lo dico a caso. Queste che servono per i mundai. Uno. Te la mentesco sempre. Due. Tu dimmi, questa roba qua prende. Betulla. Betulla. Però e poi... è piccola. E beh, ma tanto sarà poi per accendere. Allora, mettiamo un po' di piccola. Pidlachezza. Bernie e Pidlachezza. Vado a prendere la legna dietro io. Carina, Bernie. So che è tutta betulla dello scorso inverno. È una delle prime che abbiamo tagliato. Sì. All'Immacolata. Vado un anno quasi. Vado, ragazzi, un anno. Io vado là dietro, ti ho messo. Prego, prego. Facciamo qualcosa, facciamo rete. Top. Così faccio qua. Tieni questa roba qua. Vedi, questo qua invece è il sambuco. Questo è il sambuco che abbiamo tagliato inizialmente. Sì, potato l'anno scorso. La prima pianta che ho potato. Che è quello che vedete di solito vicino al forno. Poi sì, vuoi darmi quel pezzettino grande? Ti do questi scarti qua di lavorazione di castagno. Questo qua è bello, brucia un sacco. Questo è castagno. Sì. Grazie. Questo qua. E poi andiamo su. Direi che posso iniziare ad andare su. Senza perdere pezzi, perché qua. Salito sopra. Io ci l'aggancio. No, io l'aggancio. Sì, sì. Guarda che c'è l'assistente laggiù. Lanciami la corda, Giulietta! Giulietta. Stop!
Vai. Vai, vai, io solo che perché... Vai, che sennò rega il muro. Stai tranquilla, non succede niente. L'ho fatto 18.000 volte. Spostati. Vai. Spostati. Comanda, è sta donna. Un attimo, eh. Adesso la nostra routine quotidiana di carico continua. Romy, guardate lassù, pronta a scaricare. Eccoci qua. Wow. E la giornata va avanti. Tra poco ci sono gli ospiti. La Tinozza sta scaldandosi. Ecco, tanta roba. Parte. Sì, dobbiamo migliorare la praticità, ma con la paura della pioggia ci siamo un po' incasinati da quotidianità della legna. Io provo ad andare dietro. Sì, prendi un po' di betulla, io continuo qua col sambuco. Qua la betulla questa? Sì, che è la più stagionata. Ma vogliamo parlare di quanto ci piace la betulla? L'hai detto? No. Qua da noi lo chiamano, se è stagionato bene, lo chiamano il faggio bianco. Perché effettivamente se viene stagionato bene ha una durata che è vero. Noi l'anno scorso con la legna che ci eravamo trovati qua e con la legna secca che avevamo trovato nel bosco eravamo ogni 3x2 a caricare nella stufa e nel puteggiare perché durava niente. Invece quest'anno con questa qua che è seccata molto bene al riparo più che altro, tanta roba, soprattutto la betulla ci piace, invece a tanti non piace. Noi, vero Simo? Assolutamente sì, è proprio guarda come è stagionata bene, bellissima. Allora, stiamo provando, come avete visto, a portarvi ancora di più un po' nel nostro mondo. Abbiamo apprezzato moltissimo i vostri consigli. Sì. E fatti, cioè, fatti molti, alcuni di voi ci hanno dato veramente delle perle, non da poco. Per cui ora, d'ora in avanti, provo a farvi vedere anche un po' più di, ancora più di semplicità, ancora più di normalità. Non solo i grossi lavori, ma anche le piccolezze che fanno sì che si possa costruire un futuro, una vita quassù, a 900 metri, che non siamo a 2000, però ha i suoi pro anche ad alta montagna, perché come vedete, sentite, non c'è niente. Silenzio. In tanti che sono già venuti qua al nostro B&B hanno appunto affermato questa cosa qua, che siamo a 900 metri, ma sembra di essere in un rifugio a 2000 a volte, per l'atmosfera che si respirano, per i colori e per come è fatta la montagna di fronte a noi, che dà questa amplissima vista sulla Valle Pesio e sulla Bisalta del nostro prato. Per cui grazie per quello che ci state dando. Sì. Grazie per i regali, grazie Vittoria Pavan per il fantastico regalo. Sì, grazie Vittoria, davvero, vero. Volevamo ringraziare all'inizio del video e poi ci siamo scordati. Grazie. Veramente grazie, apprezzatissimo. Noi, esatto, anche perché immaginiamo il tempo che ci hai messo per ricamare questo asciugamano. Sì, l'asciugamano, quindi veramente grazie mille, davvero. Noi allora adesso vi salutiamo, ma vi lasciamo con le risate di... È vero. Questo badago che prova a fare Mundai. Ricordandovi la canzone del giorno che è... Allora, come si chiama l'artista? Allora, Son, Father and Son. Father and Son. And Son è la canzone, il titolo della canzone, ma l'artista... Cat Stevens. Cat Stevens. Father and Son la dedichiamo a tutti voi, a tutte le famiglie e a chi ci vuole bene.
da Tetto Caban è tutto. A voi la linea. Buongiornissimo, ciao! Amici, ma una cosa fondamentale: viva la montagna sempre, viva Cuneo e viva, questa volta lo voglio aggiungere, a chi crede nei propri sogni e fa di tutto per realizzarli. Buongiornissimo, ciao.